E dobbiamo ripartire al più presto per Milano per prendere l'aereo per New York. Ma insomma, che cosa sta facendo con le nostre borse? Non abbiamo niente. Non le basta di aver rovesciato la macchina da cima a fondo? Signorina, abbia pazienza, ma io sto facendo il mio dovere. Bravo, l'ispettore. Il contrabbando è una piaga che va estirpata. Bravo. Grazie. Prego. Prego, grazie. Bravo. Ma mi faccia il piacere, dove vuole che lo nascondiamo il contrabbando? Le donne ne sanno più del diavolo. Ispettore, permette una parola? Certo. Si accomodi, venga. Dica. Non ci lasci infinocchiare. Ah, no. Ma di che si mischia lei? Io mi mischio perché mi posso mischiare. Io sono un gentiluomo che ha viaggiato il mondo in lungo e in largo e ne ho viste di tutti i colori e di tutti i sapori. Io so che certe donne si nascondono preziose nei posti più impensati. Dove, mi dica? Lasci fare. No, mi dica. Lasci fare. No, mi dica, mi interessa. Ma dico, ci vogliamo guastare una giornata? Ma guastiamoci la giornata, ma mi dica, la prego. Allora gliene dico una così, a casaccio. A casaccio. E poi ne faccio quella che vuole. D'accordo, a casaccio. C'è una capitale, quella capitale col buco. La capitale, una capitale, capitali ce ne sono tante. Sì, quale? Ma questo c'è il nome e cognome. Il nome e cognome come si col buco. Quella col del buco. Coso. Buco. E del c'ha il resto. Ecco, il cognome e il resto. Buco e il cognome e resto. A Bucarest, la capitale della Romania. Sì, va bene, mi dica, cosa è successo a Bucarest? Come? A Bucarest, cosa è successo? Non lo so, cosa è successo? Lei ha detto Romania, a Bucarest. Sì, ma lei ha detto cosa è successo. Dico, cosa è successo? Non lo so, cosa è successo? È successo qualche cosa. Ragazzi, parliamoci chiaro, qui siamo in un momento politico. Ma lei è che mi ha proposto politica, cosa c'è della politica adesso? Ma scusa, me dire come viene a domandare a me cosa è successo, io che sono ignaro. Ma lei mi ha detto a Bucarest, capitale della Romania, è successo una volta, che cosa? Mi dica, la prego, parli. Ma lei alludeva... No, non alludo, è lei che allude. Alla frontiera. Ah, sì. Sì, alla frontiera, capito, una signora che aveva un seno così. No, così no, era un po' più a punta. Equatoriale. Com'era questo seno? Come equatoriale? Un seno, e dentro questo seno sì. Si nascondeva due caciocavalli. Vabbè. Due caciocavalli. Ma se i caciocavalli non fossero stati auricchi. Auricchi? Cos'è auricchi? Auricchi. No, auricchi, cosa vuol dire auricchi? Lasciamo perdere. Non siamo chiari, non lasciamo perdere, questo è preciso. Caciocavallo, via. Caciocavallo, sì, d'accordo. Caciocavalloni. Grossi. E va bene, ma il caciocavallo non è una merce di contrabbando. Metafisici. Metafisici? Viva l'Italia. Come viva l'Italia? Matteo, tranquilli che qui di contrabbando non ce n'è. Ispettore, esamini. Eh sì, ha ragione, forse è meglio vederci chiaro. Le dispiace, signorina, seguirmi. Scusi, venga. Ma lei dove porta la mia amica? È di là, non prendo l'amica che si spogli qui davanti a tutti, vero? E perché no? Ma come perché no? Perché no? Ma che vogliamo dare spettacolo nella dogana? Vogliamo dare... Scusi tanto, signori. Andiamo, facciamo una cosa in famiglia. Prego, da questa parte. Venga, signore. Ispettore, prima lei. No, un momento. Loro dove vanno? E come? Andavamo dentro. Come andavamo dentro? Come andavamo dentro? Ma lei non ha capito niente. Cosa devo capire? Senta. Sì. Scusi. Sì. Alle volte basta una sintesi. Sì. Sì. Insomma, prendiamo ad esempio un cavalcavia. Sì. Dato che uno si trova e dice qui, qui si cavalca. No, non si cavalca. Come si cavalca? Basta un semaforo, capito? Ah, un semaforo. Sì, perché quando lui venne e non trovò la membetesicosi, chiamiamolo così. Chiamami sì, tanto per nome. Sotto semaforo di San Leo. Sotto semaforo. Guarda che io, qui ci siamo. Appunto. Che cosa? Sì, la RAU. Carabinieri. C'è un fatto politico. A cavallo. Ecco perché ho detto il cavalcavia prima, se no lo dicevo a fare. Un momento. De Gaulle lo seppe. Come lo seppe? Fece un casino. Ricordi? Certo. Cosa fece? Tutti i decollisti che andavano lì, ma no, De Gaulle, guardi. Non è mica come l'America. Non è mica come l'America. Ma è grave la cosa. Prendiamo il Texas. Il Texas. Adesso diceva lui, De Gaulle, dice, prendiamo un Texas. Un tè. Allora dice, ma è ora del tè questo. Sì. E la responsabilità sarebbe sua. Ah, certo. Un momento, signore. Io declino. Come? La prego. Io non capisco nulla. Ah, ma allora... Cretino! Come si permette? No, scusi, sono con lui, perché quando mi arrabbia, lui, do del lei. Ah, certo, lui. Ha capito? Appunto. Insomma, in parole povere, volevamo dire che sei occhi vedono meglio di due. No, guardi che lì dentro ci sono due occhi che vedono meglio di tutti noi. Sì. Quella della funzionaria di servizio. Signorina, la prego, venga! Signorina, venga qua! La chiamo io. No, signorina, come si permette? Lasci fare, aiutiamo. Noi lo facevamo per dare, in un certo qual modo, una mano alla signorina. Ma come? Alleviare le fatiche! Ma come alleviare le fatiche? Una mano, non mettono pietà! Ma non si può dare una mano. Come una mano? Un mignolo così. Ma via, andiamo, non scherziamo. La prego, signorina, si accomodi. Avanti, signorina. Vuole così. Questo non ha capito niente. Non ha capito. A me la rabbia mia che lo tengono nella dogana. E allora, Mastrella, aveva ragione. Ma, cos'è questo? Non so come te. Sì. No, dall'altra parte. Dall'altra parte. Guarda. Chi è? Ha trovato niente, poi. A voi ci penserà il mio collega De Marco. No, possiamo andare? Ma che andare? E allora? Ma come allora? Io non voglio avere a che fare coi pazzi. Lo dice lei, già.